Professore, il punto successivo è un capitolo importante, cioè fare attenzione ai segni che ci manda il nostro corpo. Certo. Questo vale un po' per tutto. Spesso nella vita frenetica si trascura un po' un dolore, un cambiamento di qualche abitudine, un sintomo che si dice, passerà. Ecco, vediamo invece quali sono dei segnali, dei Sì. campanelli d'allarme da non dire passerà. È chiaro che non si può fare un discorso in dettaglio perché Chiaro. bisognerebbe descrivere la sintomatologia di Di tutti i ogni tipi di forma di cancro. cancro e di tutte le modalità di presentazione del cancro, però ci sono alcune cose che devono diciamo, dare un po' di allarme o comunque vanno verificate. La prima cosa, ne abbiamo già parlato prima, una lesione pigmentata cutanea che cambia o come colore o come dimensioni o come caratteristiche, come forma, eccetera, è una lesione che va sottoposta a controllo. Ma poi ci sono anche dei sintomi. Un sintomo che io spesso dico non è un tumore frequente, l'osteosarcoma, ma è un tumore che colpisce prevalentemente soggetti in età giovane e l'osteosarcoma, il sintomo principale è il dolore persistente di un'articolazione, come per esempio quella del ginocchio. E quindi quello che io dico agli studenti, il sintomo principale dell'osteosarcoma da tenere d'occhio è quando un giovane che anche ha giocato a pallone, ha fatto un qualsiasi sport e ha un dolore al ginocchio, e questo dolore al ginocchio dura per più di 15 giorni, va fatta una radiografia e eventualmente va approfondito. Quindi un dolore persistente. Sì, in un giovane soprattutto va L'osteosarcoma è un assolutamente, esempio che riguarda i giovani, ma sì. in genere un dolore Sì, persistente che non si che non modifica, si sì. modifica dopo 2, 3, 4 settimane deve richiedere un approfondimento. E questo vale per localizzazioni ossee di qualunque tipo di neoplasia. La tosse persistente, la comparsa di sangue nell'escreato o di sangue nelle urine o di sangue nelle feci sono tutti elementi che vanno valutati, che non necessariamente vogliono dire cancro. Chiaro. Sangue nelle feci può essere effettivamente, può essere banalmente emorroidi, però va segnalato al medico che ha Sì. le possibilità di stabilire se sono o non sono emorroidi direttamente o facendo determinati esami. Un calo ponderale, la presenza di una febbricola persistente oppure di una febbre capricciosa, cioè una febbre che compare per un giorno, poi scompare spontaneamente, ricompare dopo un mese, poi riscompare e poi ricompare. Ecco, sono tutta una serie di sintomi, diciamo, il cambiamento del timbro della voce, che è già purtroppo un segno di un tumore del polmone o comunque, diciamo, di un interessamento del mediastino già Avanzato. avanzato e non operabile, però sicuramente è un sintomo Si molto, segnala. molto importante. Sono varie cose. Purtroppo, oggigiorno, l'appello alla persona, al singolo individuo a far caso a queste cose è ancora più importante perché spesso sono i medici che non fanno caso ai segnali del corpo, come lei li chiamava, no? Che non li chiamava lei soltanto così, li chiamava pure Morgagni così, circa 400 anni fa, forse di più. Solo che i medici si sono dimenticati di Di ascoltare il linguaggio del ascoltare. corpo, perché la tecnologia attualmente è tale per cui uno fa la TAC, però facendo la TAC impara a leggere la TAC, ma disimpara Leggere il a corpo. leggere i segnali del corpo. Vero. Giovan Battista Morgagni diceva che i sintomi, quindi i segnali del corpo, sono il segnale dell'organo che soffre, sono il grido dell'organo che soffre. Bellissima Bisognerebbe definizione, tra l'altro. ricordarselo anche i medici, specialmente i Sì, medici. Ascoltare ascoltare il corpo e diciamo e cercare di dargli voce in ascoltarlo. qualche modo È come anche. la musica, questo è un altro esempio che io faccio spesso. La musica si ascolta essendo concentrati e cercando di capirla, la musica, no? Quindi anche il linguaggio del corpo non può essere un linguaggio, non può essere banalizzato, ma ha un suo spartito, ha un suo ritmo. E a seconda del ritmo dello spartito può significare una cosa o un'altra. Il dolore allo stomaco può essere un segno di decine e decine di patologie oncologiche e non oncologiche, però il dolore allo stomaco si declina in maniera diversa nelle diverse situazioni, o perlomeno può declinarsi in maniera diversa nelle diverse situazioni. Ecco, questo è l'ascoltare e capire. E Sì. anche ascoltarsi Esatto, è sì. diciamo,
esporre in maniera appropriata. Non essere distratti nel, certo, nell'approccio con se stessi. Sì, senza neanche prendere... essere, no, diciamo, paranoici. Sì, no, ecco, però non delegare però... magari all'antidolorifico, esatto, il risolvere il problema, ma indagarlo, certo, un po' più approfonditamente.